Spero di essere rapido e di portarmi su alcuni passaggi del professor Carretti. Rispetto al superamento, qui siamo di fronte a una crisi al di là economica, però strutturale, rispetto alla struttura del nostro sistema. O noi che abbiamo un sistema possiamo correre dietro tutti i costi della politica, perché non arriviamo a ottenere risultato, perché non può essere il fatto della numerazione dei parlamentari rispetto alle funzionalità che hanno, rispetto ai consigli regionali, cosa sono. Bisogna capire chi fa che cosa, e non è più possibile pensare che più istituzioni facciano la stessa cosa. Questo è il senso. L'abolizione delle province rispetto al numero dei comuni e tutto quanto è residuale rispetto a questa partita, secondo me. Il passaggio, però, giustamente, il professor Carretti parla di iniziare a studiare un progetto di legge del superamento, e perché non la conferenza delle assemblee legislative regionali, insieme al comitato paritetico, insieme ai colleghi del Senato e della Camera, perché oggi noi ci troviamo di fronte a una situazione che è incredibile. La potestà legislativa che dovrebbe partire dalle assemblee legislative è stata regolarmente sorpassata dall'intervento degli esecutivi. Lo dico dal Presidente del Consiglio della Lombardia, che ormai entra in aula una volta ogni due mesi sui progetti. I presidenti delle commissioni aspettano il progetto di legge da parte della Giunta. Questo vuol dire che più noi continueremo verso questa china e più ci troveremo di fronte a trovarci un giorno a una domanda: a che cosa servono i consigli regionali? A che cosa serve la Camera dei Deputati? A che cosa serve il Senato della Repubblica?